Allora, lui è X e io sono Y. Ci conosciamo dal liceo. Abbiamo cominciato a suonare assieme. Avevamo 20 anni e ci trovavamo in una. Anche meno di 20 anni, Eh sì, eravamo meno di al liceo. 20 anni. Sei No, stato bocciato tu al liceo? dopo il liceo, però, abbiamo cominciato a suonare No, assieme. no, suonava. Mamma mia. Ecco, Ecco, l'Alzheimer. Alzheimer. Andavamo allo stesso liceo, ma non ci Ma non ci conoscevamo, conoscevamo. vedi, forse hai ragione tu. E dopo abbiamo cominciato a suonare assieme perché non c'era nessuno che suonava jazz in quella zona. Stiamo parlando di vicino a Treviso, Mogliano Veneto per la precisione. A un certo punto abbiamo detto, ma perché non facciamo un gruppo che suoni musica originale, che sviluppi una certa idea musicale? E qui è nato XY. Il nome deriva dal fatto che non avevamo un nome inizialmente, lo chiamavamo gruppo XY, così, come dire, generico. E ho detto, ma sai che non suona male XY? Poi c'è una certa geometria nella nostra musica, un certo, comunque ci sono degli elementi un po' numerici, matematici, e quindi è rimasto questo XY Quartet. C'è una vera ispirazione, non credo di poter identificare, però c'è un po' di musica contemporanea, anche classica, se vuoi, serialità, elementi della musica contemporanea. Sicuramente alcuni dicono che abbiamo un po' un suono prog per certe cose, ma non è voluto. Cioè, è anche un po', come dire, l'idea di errare, cioè di percorrere un percorso senza sapere esattamente dove si arriva. Si scrive una musica, si condivide, ecco, cioè, comunque loro sembra di no, ma in realtà il loro apporto è È importante. importantissimo, E quindi anche loro è contribuiscono fondamentale il a nostro trovare il apporto. Siamo i suono, seri del gruppo, alla esatto, fine anche dei se non si conti. direbbe. E cerchiamo un suono comune e ognuno porta un po' il suo linguaggio, che secondo me è il vero spirito del jazz, cioè non è che la partitura orchestrale, ma anche un po' di trovare delle strade che siano un abito che stia bene ai musicisti che suonano con te, insomma. Abbiamo deciso di fondare questo gruppo con l'idea che durasse tanto tempo, che ci vedessimo spesso per poter provare, per poter discutere, per poter sviluppare un suono che fosse un suono nel quale ci riconoscessimo, perché personalmente mi accadeva spesso di suonare in dei progetti musicali dove non mi riconoscevo bene nella musica che facevo, e dunque questa è l'esigenza, Sì, poi insomma. si può dire anche che ha avuto un'evoluzione nel tempo questo suono. All'inizio scrivavamo musica molto, partiture di 5 pagine impegnative, e adesso un po' alla volta stiamo sviluppando ad esempio un linguaggio un po' diverso, che comunque continuistamente è importante, però
ma che ha più, dove l'improvvisazione ha un ruolo più preponderante, diciamo, rispetto ai primi lavori che facevamo. Però domani chissà, magari faremo niente improvvisazione, tutto scritto. Non si sa. In continua evoluzione. Abbiamo fondato un'associazione che ha anche etichetta discografica, che è stato tutto un modo per promuovere il nostro lavoro, perché ad un certo punto ci siamo resi conto che facevamo fatica, ma soprattutto che non riuscivamo a fare quello che volevamo. E allora questo connubio, che è anche artistico, aveva la necessità di fare tutto un lavoro per poter andare in giro a suonare, portare avanti il progetto, fare le prove e sviluppare la musica. E questo è stato complicato, ma anche molto interessante, perché, come dire, vedi le cose da un altro punto di vista e magari ne trai ispirazione o comunque linfa per generare nuova musica. Io personalmente ho sempre una metafora nella testa, no? Che è legata a una lingua possibile per un'umanità che se ne va dal pianeta Terra su un'astronave e deve comunicare. E per cui si inventa una nuova lingua, come è stato l'esperanto. Ecco. E questa metafora mi sembrava utile per stimolarmi personalmente a scrivere delle cose che non avessero quelle convenzioni musicali delle lingue terrestri, la musica jazz, la musica cubana, la musica brasiliana, ma anche in modo un po' naif fare degli esperimenti che consentissero di sviluppare delle parole, delle frasi, dei modi di interagire tra i musicisti. Ecco. E attraverso questo gioco, se si vuole, ho provato a sviluppare una lingua che avesse dei significati e che soprattutto desse una suggestione che è un po' legata allo spazio, alla fantascienza, a nuovi mondi da esplorare. Questo è il gioco che ho utilizzato io.